Buongiorno a tutti, questa partita di Avellino troviamo una squadra in grande salute, credo che la testimonianza siano i risultati in serie, risultati estremamente positivi in serie che ha fatto Avellino in queste ultime giornate, l'ultima la vittoria contro Siena, quindi credo che insomma, non ci sia bisogno di dover spendere molte parole. Una squadra che rispetto a quella che abbiamo conosciuto nel giorno di andata, una squadra totalmente rinnovata, non solamente nella guida tecnica, ma anche nei giocatori, nell'organico. Quindi vediamo una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto qualche mese fa. Ovviamente come tutte le squadre, quando ci sono dei cambiamenti non solamente per l'allenatore ma anche per la struttura della squadra, ha necessità di un tempo di adattamento. Il cambio della condizione della squadra, del playmaker, di chi detta le giornate in campo, ovviamente è quella che salta di più agli occhi. E credo che Avellino abbia veramente accorciato di molto i tempi per poter metabolizzare l'inserimento di Lapovic, e questo ovviamente grazie alla grande capacità tecnica che ha Lapovic per tutto quello che ha dimostrato nella sua carriera. È un giocatore di assoluto livello, la storia per lui parla di quanto sia un giocatore apprezzato e di quanto possa aver fatto bene in tutte le esperienze importantissime che ha rispettato in oggi. Quindi è sicuramente una fortuna per il campione italiano avere un giocatore così importante nella squadra di Avellino, per permettere ad Avellino di poter raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati in questo ultimo scorcio di stagione. Per quello che ci riguarda, ovviamente dopo quest'ultima partita di Varese, per noi ritorniamo a casa davanti al nostro pubblico in una partita importante, come del resto ormai in tutte le partite fino alla fine di stagione, soprattutto in questa seconda parte, perché come ormai ho detto in più occasioni troviamo squadre tutte quante molto, molto determinate, molto decise nel voler e dover raggiungere gli obiettivi stagionali. Quindi anche per Avellino ci sono ottime motivazioni per loro, ma questo non toglie nulla a noi, nel senso che noi vogliamo consolidare questa posizione del terzo posto, come ormai abbiamo detto da tanto tempo, essere pronti nell'ipotesi che ci sia qualche squadra che possa sorbigliare e riuscire a cogliere queste certezze. Può essere una chiave della partita o le chiavi della partita? Da parte nostra quella che dobbiamo sfruttare di più la corsa e il contropiede, quindi per poter avere questo, una cosa che è mancata a Varese è stato il controllo soprattutto dei rimbalzi difensivi, quindi dobbiamo ritornare a essere più incisivi difensivamente per avere più occasioni per poter correre. Per quanto riguarda la squadra avversaria, ovviamente il pacchetto degli esterni è quello che sicuramente anima un po' tutto il gioco di Avellino, quindi più riusciremo a controllare il pacchetto degli esterni, più potremo la partita verso